Eccoci qua, Videone, la Baby Dance in televisione. Stiamo per concludere questa settimana dove vi abbiamo fatto ballare ancora di più delle altre volte. Bambine e bambini che ci seguite da casa, genitori, nonne, nonne. Salutiamo le nonne. Siamo arrivati al fine settimana. Anche per questa settimana siamo arrivati nel weekend, sabato e domenica, dove di solito va in onda il meglio di Videone della settimana. Beh, anche oggi il meglio di Videone. Cosa significa? Che vedremo un bel po' di canzoni e tanti momenti trascorsi qua in studio insieme ai bambini. Sempre poi con me Carmela e Arianna, le mitiche animatrici della Tartaruga Service, che vengono anche a casa vostra a fare la vostra festa di compleanno. Poi adesso andiamo verso la bella stagione, dai, chi compie gli anni adesso tra marzo, aprile, maggio, che comincia a arrivare la primavera, si spera, ecco, dopo tutta la neve di quest'inverno si può stare anche in cortile, in giardino, a fare delle belle feste di compleanno. Quindi insomma verranno a casa vostra a festeggiare con noi, con voi, le ragazze della Tartaruga Service. Ma intanto apriamo l'appuntamento di oggi e vi ricordo che giovedì prossimo registreremo le nuove puntate. Quindi se volete partecipare insieme a mamma e papà, se volete far entrare la mamma dentro una delle nostre mascotte, dentro l'orso, dentro il lupo, dentro il maialino, dentro al coniglietto, beh, partecipate. 0543 40 1000. E adesso andiamo, apriamo la puntata di oggi, vai! Chi di voi ha l'automobile? La macchina? Vedi, Linda ha la macchina. Chi di altri voi ha la macchina? Dai, lui ha la macchina, l'abbiamo detto, è grandissimo. Tu come ti chiami, che non mi ricordo più? Ale. Ale, e hai la macchina, giusto? Che macchina hai? Boh, vedi, chi se ne frega, basta che... Sonia, giusto? No. Jasmine, che macchina hai? La Kia. Bene, allora, voi dovete pensare che c'è una macchina che ha un buco nella gomma. Allora, la macchina del capo c'ha il buco in una gomma. Allora, noi dovremmo mimare questi movimenti. Quindi, la macchina è così, del capo, che sono io, ovviamente, il capo è così, benissimo. No, allora non sono più il capo. Se c'è il buco nella gomma, no, perché ho messo le gomme invernali, che è, insomma. Allora, la macchina del capo c'ha un buco in una gomma, ok? Proviamo? Siete pronti? Sì! Musica! La macchina del capo! E c'è un buco in una gomma!
schiluna. La Bronner, ciao schiluna. La Bronner, ciao schiluna. E noi la giusteremo con il chewing gum. E adesso prendete uno o più chewing gum, che in inglese si dice che... Beh, poi la masticate moltissimo e più quando diventa bella molle. Poi prendete una mano, meglio la vostra, e tirate fuori il chewing gum e fate il tiramolla come sto facendo io. E adesso tutti assieme! La Bronner, ciao schiluna. Macchina del capo, canzone che ballavano anche i vostri genitori, pensate, quando avevano la vostra età già facevano la macchina del capo, c'è il buco in una gomma. È stato un braccialetto alieno a renderlo così, ed ora dei segreti che terrà dentro di sé, con i suoi superpoteri lui sai ci proteggerà, e ben me. Se di cattivi poi sono nei guai, per oggi è sorprendente, in 10 forme lo vedrai. E bam bam, e bam bam, ha dei poteri li sfrutterà, per stare accanto all'umanità, vola nel cielo fino alla luna, e niente può fermarlo perché lui è bam bam, bam bam, bam bam. Così, ed ora dei segreti che terrà dentro di sé, con i suoi superpoteri lui sai ci proteggerà. E ben ben, ben ben, se passa per la strada sa sorprenderti, lo sai, può trasformarsi di cattivi, può solo nei guai, veloce e sorprendente, in 10 forme lo vedrai. E ben ben, e ben ben, ha dei poteri li sfrutterà, per stare a all'umanità, vola nel cielo fino alla luna, e niente può fermarlo perché lui è ben ben, ben ben, ben ben. Bravo bambino. Senti, ma il trattore, ma io ho visto i trattori che vanno su due ruote. Vanno su due ruote e impennano. Impennano! Mito questo bimbo. Bene, bene. Quando l'altro c'è un gran pezzo di trattore, impenna, fa boom, puff. Impenna. Impenna. Bello vedere il trattore impennare. Senti, tu devi imparare come prima cosa a impennare col trattore, ok? Me lo prometti? Ecco, così quando ti insegneranno a guidare il trattore, devi... Angolo mi ha detto di insegnarmi a fare l'impennata, ok? Mm. E il tuo trattore ha l'antifurto? No. Non ha l'antifurto. Il tuo... Ascolta, ascolta, ma il tuo trattore ha il navigatore satellitare? No. L'autoradio? No. L'aria condizionata? Sì. Scusate, oramai l'aria condizionata, sì. Bene, bene. Quanto costa? 2? 5. 2, 5. 25 costa? Sì. E a me quanto lo vendi? 2. Oh, ha il senso degli affari questo bambino. A 2 me lo vendi? E sì. di che colore è? Verde. Verde, verde, verde. Però me lo devi vendere pulito. Non sporco col fango, la terra. Me lo pulisci? Sì. Va bene, ok, affare fatto. Vai da Carmela, Alfredino.
mitico, cioè io voglio tutte le interviste così. È una domanda per il pubblico, perché secondo me loro non la sanno. Vado tra il pubblico, ho deciso di andare tra il pubblico a chiedere chi guardava un cartone animato dove i protagonisti erano al tuo babbo. Attenzione, allora, c'era un cartone animato di cui noi stiamo per ballare la sigla, dove c'erano due innamorati, ti do un po' di dritte, no? Due innamorati che facevano uno stesso sport. Meno scero. La suggeri, lui, inquadrate lui là dietro, se è possibile. Lui là dietro l'ha suggerita, lui, esatto. Beh, facciamo un applauso a tutti e due. Mila e Shiro, già, già. Mila e Shiro. Due. Allora, la canzone è Mila e Shiro. Adesso, tra i genitori è scattata la gara cartoni animati. Mila e Shiro, Holly e Benji, Lupin, Kiss Me Licia, insomma, tutti gli altri. Allora, chi è? Sei un grandioso, mitico. Allora, Mila e Shiro, due, fate il cuore nella pallavolo. Chi di voi sa giocare a pallavolo? Allora, fatemi vedere una bella schiacciata di pallavolo. Sì. Ok. Anche le uova si rompono. Allora, se andate a casa, bambini, voi che siete a casa, prendete le uova dal frigo della mamma o anche del papà. Mettete l'uovo lì e vi allenate. Se volete fare da grandi pallavolisti, vi allenate mettendo le uova sul tavolo e poi facendo così, guarda, salto, oppa. Facciamo insieme il mio tre, oppa. Pronti? Aspetta, 1, 2, 3, oh. Abbiamo fatto la frittata. Musica, Mila e Shiro. E Shiro, due cuori nella palla, volo.